Allora, dicevamo che il primo pezzo dell'esercizio l'abbiamo fatto, iniziamo il secondo, che dice fate sì che ogni bottone vota di ogni risposta funzioni, quindi cliccando sul bottone associato con una risposta, l'informazione sullo score della risposta deve essere incrementato di 1. Usare lo stato definito e decidere dove mettere la funzione per incrementare lo score. E poi implementare anche la funzione. Quindi partiamo con definire dove. Allora, possiamo partire da due punti. Uno è dove definiamo la funzione e l'altro è dal bottone. Da quale punto volete partire? A sentimento? Dove definiamo la funzione è un approccio top-down, dal bottone è un approccio bottom-up. Da bottone. Ok, quindi andiamo nel bottone. Che è in answer action, giusto? Quindi è il primo bottone, quello che dice arrow up. Quindi se qui noi vogliamo cliccare il bottone, no? Quindi abbiamo visto nelle slide sullo stato che cliccare il bottone vuol dire scrivere un on click. On click che richiede, abbiamo detto, non direttamente la funzione da chiamare, ma una callback, quindi facciamo un arrow function, per esempio, e qui dobbiamo chiamare la nostra funzione votUp, che non abbiamo ancora. Che cosa? Ma al netto di non averla ancora e decidere dove la mettiamo, che cosa dobbiamo passare come parametro, se dobbiamo passare qualcosa al parametro a questa funzione? A questa funzione cosa fa? Cosa dovrebbe fare concettualmente? Quando premo il bottone, incrementa lo score. Di cosa? No, no, sì, certo, ovviamente di una. Di quale risposta? Di quella nella stessa riga. Come facciamo dal long click a capire che siamo nella riga 1, nella riga 5, nella riga 27? Tramite l'ID dell'answer, no? Che da qualche parte abbiamo. Quindi questo answer action viene creato una volta per ogni riga, ma quando clicchiamo ci serve un qualcosa che dica questo è il bottone di quella riga, non è il bottone di un'altra riga o di un'altra risposta. Quindi come parametro dovremmo passare che cosa? L'ID della risposta. Che nel nostro caso non abbiamo qui, giusto? Perché non stiamo passando delle props. Quindi sicuramente ci serve avere delle props qui e sicuramente qua dovremo fare un props.answerID, chiamiamolo così per il momento. Perché qui in answer action non abbiamo la risposta, questi sono solo i tre bottoni, non abbiamo niente. Ok? Il votup che cosa va a cambiare? Lo score della risposta, ma dove è memorizzato lo score della risposta? In questo componente? Nello stato. Dove sta lo stato? In app. Quindi questo votup non sarà una funzione definita nel componente answer action, ma sarà una funzione che probabilmente definiremo in app, perché lo stato sta là. E quindi noi andiamo a manipolare uno stato che è là, in quanto se lo passassimo come props non potremmo modificarlo, potremmo solo leggerlo. Quindi anche questa va passata come props. Quindi questo è un click, fatemelo andare a capo così magari è un pochino più leggibile per voi in questo momento, è una funzione, una arrow function che chiama votup passata da una props e prende come parametro un'altra props che è l'answerID, che in questo momento sono due informazioni che noi non stiamo passando ad answer action.
perché finora non avevamo bisogno. Quindi, da dove recuperiamo queste props? Da Answer Action? Chi sta prima di Answer Action? Che ci può passare queste due props? Non Answers, che sta tanto prima, ma no, prima di Answer Table. Saliamo in su. Answer Row. Answer Row. Quindi qui dobbiamo passare che cosa? Due cose dobbiamo passare, giusto? Answer ID. Answer ID uguale, e qui ce l'abbiamo, props.answer.id, e poi cosa ci serve anche da passare ad answer action? La call, la vote up. Quindi chiamiamo sempre vote up, che a sua volta sarà un props.vote up. Con o senza parentesi della funzione? Senza, perché vogliamo passare il riferimento della funzione, non vogliamo eseguire la funzione in quel momento. Ok? Quindi vote up. Quindi answer ID l'abbiamo risolto, perché ce l'avevamo già qui, avendo la singola risposta in answer row. Perfetto. Vote up non l'abbiamo ancora qui. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risalire, quindi chi viene prima di answer row, answer table. Quindi qui dobbiamo mettere vote up uguale props.vote up, sempre senza parentesi, sì. Scusi, ma non si potrebbe passare un vote up uguale tra parentesi graffe e definire cosa dovrebbe fare la una callback, una funzione, una arrow function? E per noi la funzione ci serve dove è lo stato, giusto? Perché vote up cosa deve fare? Deve prendere lo score e aumentarlo, ma lo score dov'è? Nello stato. E lo stato dov'è? In app. E quindi non possiamo definirla, e dato che le props sono solo in lettura, non possiamo definirle, se no, sì, se no l'avremmo definito direttamente sul bottone e avremmo finito. Invece no, dobbiamo bucare tutto da app fino al bottone. Quindi, vote up è un props.vote up, e poi dobbiamo fare la stessa cosa in answer table, vote up uguale props.vote up, e a questo punto ce l'abbiamo quasi fatta, in app, in answer dobbiamo passare vote up. Che in questo caso sarà solo vote up, perché qui in app è dove possiamo definire la funzione. Sì. Perché dobbiamo sapere che io premo qui e voglio cambiare questo score. E se io premo qui voglio cambiare questo. Se noi non passassimo l'ID dal pulsante, come faremmo a identificare che stiamo parlando della risposta 4? Ogni risposta ha il suo pulsante, quindi il pulsante dice la riga. Come lo dice la riga? Con la colpa. Cioè, la colpa senza il parametro dell'ID, la riga c'ha già l'ID. Dove ha la riga l'ID, scusami? Ogni riga è una risposta. Sì, ma noi dobbiamo andare a dire allo stato qui quale semplicemente answer row che passa l'ID della risposta al bottone, semplice passare l'ID della risposta al bottone, non lo passiamo, il bottone viene premuto e dopo la riga passa l'ID che già. Ma io non capisco qual è l'ID che già, perdonami. Answer.id. Answer.id non ce l'ha nessuno. Ma questa è passata ad answer data? No, ad answer action. Ad answer action era così, prima, non c'era niente. Questo l'abbiamo appena aggiunto. Siamo solo votati.
Se passiamo solo vote up e ok. Vote up chiama la callback in app. E come fai a identificare la risposta? No, perché, di nuovo, se questo fosse qui magari potremmo evitare, ma dato che questo va a finire qua, ci serve l'ID della risposta da aggiornare. Perché, di nuovo, noi qua tra l'altro stiamo aggiornando lo stato, quindi dobbiamo aggiornare non solo lo score, dobbiamo aggiornare l'intero array di tutte le risposte, anche se cambiamo solo un numero. Ok? Quindi ci serve sapere quale stiamo andando ad aggiornare. Ok, quindi qui finalmente possiamo definire la nostra funzione const votup che prende come parametro l'id della risposta e proviamo a vedere se funziona intanto answer.id o ci siamo dimenticati dei pezzi. Quindi VoteUp in questo momento stampa in console l'ID della risposta, quindi l'ID associata alla risposta specifica che può no, o meno essere l'ID della riga, perché se noi avessimo come abbiamo, quando poi avremo di nuovo il database, pensate al database, abbiamo due domande e le risposte in un'unica tabella che referenziano le due domande, quindi gli ID potrebbero non essere sequenziali per una singola, per le risposte di una singola domanda. Quindi se noi andiamo qua e facciamo refresh, che è come costruire tutto da zero, e poi facciamo ispeziona e vediamo se premendo qui, in effetti ci dice 1, e se premo qua ci dice 4, e se premo qua ci dice 3, e qua ci dice 2, e qui ci dice 2 un'altra volta, e così via. Quindi il passaggio delle informazioni indietro funziona. Ora, anticipiamo una cosa che c'è nelle slide. Come andiamo a modificare questo stato? Tenendo in mente due cose. Uno, che non possiamo modificare answers, ma dobbiamo costruire un nuovo, diciamo così, oggetto, un nuovo array. Non possiamo fare answer DD uguale direttamente, basta. E due, che dobbiamo restituire un intero array con tutte le risposte. Possiamo fare un set answers. Dobbiamo sicuramente fare un set answers. Aspetta. Allora, dobbiamo fare un set answer. Partiamo con un set answer. Ci serve un set answer in cui abbiamo come parametro le vecchie risposte. No? È fin lì. A quel punto cosa dobbiamo tornare? Dobbiamo tornare un array con le risposte. Quindi return sì, oppure facciamolo più breve. Possiamo fare old answers. Noi dobbiamo modificare, perché noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo prendere tutto l'array praticamente così com'è e andare a modificare un campo di una risposta. Quindi un modo per farlo è fare oldAnswers.map, tanto questo è un array, e per ogni, quindi a map ci dà già un nuovo array, quindi non abbiamo problemi, possiamo ritornare al nuovo array, e a questo punto per ogni risposta cosa andiamo a fare? Aspettate che ho sbagliato. Ok. If, esatto. If ans.id è triplo uguale answer.id, cosa faccio? Ans.id uguale ans.score. No. Perché non posso modificare lo stato, in ogni caso comunque. Qua sto iterando sullo stato vecchio, quindi non posso modificarlo.
Quindi quando coincide, cosa devo fare? Devo creare una nuova risposta. Quindi farò return new answer, che avrà lo stesso ID di prima, lo stesso testo di prima, la stessa mail di prima e la stessa data di prima, e avrà lo stesso score di prima più 1. Quindi qui devo ritornare, ritorno una nuova aggiornata risposta. Cosa devo fare se invece non è uguale l'ID? Ritorno la stessa, esatto. Else return ans. Poi qui chiudo il map, qui si chiude il set answer e qui si chiude il VOTUP. Ok, quindi dobbiamo costruire un nuovo oggetto, ecco perché abbiamo oldAnswer.map, perché è un nuovo oggetto, un nuovo array in questo caso, e non possiamo manipolare l'array dello stato, quindi quando iteriamo su di esso dobbiamo comunque ritornare un nuovo elemento di quell'array, che in questo caso sono risposte, perché dobbiamo creare una cosa completamente nuova. Questo è lo stesso template, diciamo così, che potete utilizzare tutte le volte che dovete aggiornare un array che è dentro uno stato. Perché se invece di score aveste date, non cambierebbe niente. Se invece di answer ci fosse question, non cambierebbe niente. Ogni volta che avete un array dentro uno stato, questo è la porzione di codice che potete quasi fare copia e incolla e modificare. Perché vi dà già il nuovo array di stato che rimpiazza tutto e non modifica l'array all'interno dello stato, quindi lo old answer non viene modificato, ma vengono ricreate ogni volta le nuove risposte. Ok? Ora verifichiamo che questo funzioni. Fatemi fare anche refresh per sicurezza. Vedete, io meno 9, meno 8, qua va 6, qua va 1, qua va 1, quindi funziona tutto. Ovviamente se io faccio refresh cosa succede? Se facessi refresh cosa succede? Torna tutto come prima, perché l'applicazione viene ricostruita da zero e quali sono i valori iniziali di answer? Fake answer. E fake answer sono quelle che abbiamo definito prima nell'oggetto e quindi non sono modificate. Ok? Quindi per ora stiamo ancora lavorando con un qualcosa che appena faccio refresh, quindi ricostruisco l'applicazione o faccio stop e restart, ritorna allo stato iniziale delle risposte, delle domande hardcoded nel file QA models. Ok? Domande o dubbi? Quindi per il VOTUP abbiamo dovuto praticamente bucare tutto fino al long click e poi perché? Perché il metodo per cambiare la risposta, per votare la risposta, è dov'è lo stato, e lo stato l'abbiamo messo in app, e quindi ovviamente dobbiamo arrivare fin lì. Se lo stato fosse stato in answers, come dicevamo prima, avremmo dovuto salire un passo in meno. Una domanda, ma se gli stati al posto di metterli dentro function app, li mettessimo all'esterno, cioè è sempre nello stesso file però? No, gli stati devono stare dentro un componente. Ok, perfetto. Lo stato è lo stato del componente, quindi ci vuole comunque un componente, quindi non può essere messo qui come abbiamo messo questo fake question e fake answer. Quindi anche la function deve essere definita per forza bene. Se no non vedrebbe set answer, se... Ok? E lo stato appunto è una proprietà del componente, quindi esiste finché esiste il componente, esiste all'interno del componente, ed è privato in un certo senso al componente. Ok?
Ok, allora, per andare avanti e fare il prossimo passo, ci serve parlare brevemente dei form. Perché il prossimo passo che abbiamo detto è sarà quello di aggiungere o modificare quella tabella. Quindi ci serve un qualcosa che ci permetta di creare una nuova risposta o modificare tutti i campi di una risposta. E questo qualcosa sono i form. Allora, giusto per fare un mezzo passo indietro, ricordiamoci, se l'avete letto nel reading, o comunque ripassiamo un attimo insieme, i form HTML. Allora, cos'è un form in HTML? Sì? È un elemento che ha diversi campi, per esempio di riempirli con un bottone, la submit. È un elemento che può avere diversi campi e poi c'è un bottone, che è tipicamente il bottone di submit, che invia il contenuto del form a qualcuno o qualcosa. E quali sono questi possibili diversi campi? Qualcuno l'avete usato, sì, il laboratorio l'avete usato, qualcuno di questi campi, anche se non dentro un form. Quindi un campo di testo, che può essere email, password, testo normale, eccetera, quindi cambia il tipo, oppure le checkbox, che suppongo abbiate usato in laboratorio, no? Per favorite, non favorite, radio button, menu a tendina, eccetera. Ora, voi avete usato la checkbox, per esempio. Avete provato a personalizzare la checkbox? Tipo cambiargli colore? Non era richiesto dal laboratorio, ma... No. Secondo voi quanto è facile cambiare colore a una checkbox? Da tanto facile a tanto difficile? Ci basta dire style background color green per cambiare colore a una checkbox? Secondo voi? Se dovessimo cambiare colore a un div, cosa faremmo? Style, background color, green se fosse blu. Se lo facciamo su una checkbox, funziona secondo voi? No, neanche morti. È abbastanza difficile cambiare colore a una checkbox. Per esempio, cambiare stile a una checkbox. Ci sono elementi nativi come le checkbox, i radio button, eccetera, che sono molto difficili da personalizzare per motivi storici. E un'altra cosa, avete provato ad aprire la stessa applicazione su due browser diversi? Sì. Ok, qualcuno l'ha fatto. Avete due browser, aprite, vedete. Cambiava qualcosa nel rendering della checkbox? Sì, lo stile del browser cambia, quindi... Lo stile del browser cambia, anche se non c'è, ben detto, uno stile vero e proprio, no, di una checkbox. Però tutti questi elementi, le checkbox, i radio button, eccetera, sono elementi nativi che esistono da sempre e dipendono dall'implementazione specifica del browser. Un altro esempio che avete delle date? Sì, ma non le inserite, le vedremo dopo. Per esempio anche il campo data, che è un campo di testo che può essere impostato per mettere date, dipende dall'implementazione del browser. Quindi ci sono browser che vi fanno selezionare da un calendario data, giorno, mese, anno, e browser che invece vi fanno selezionare mese, giorno, anno, sullo stesso computer, sullo stesso sistema operativo. Questa inconsistenza è tipica dei form e degli elementi dei form HTML. Ed è una conseguenza, come ho scritto qua, della compatibilità backward rispetto al passato. E poi ci sono anche alcune cose particolari, per esempio l'on change sui radio button non è così facile da gestire, una text area non ha un value, mentre un'area di testo più ampia, multiriga, non ha un value, ma un input field di tipo testo ce l'ha e quindi si può impostare. Quindi ci sono anche differenze su come le cose funzionano, sempre per motivi storici. E React ci semplifica un pochino queste cose.
cercando di uniformare il comportamento via, attraverso JSX con un'interfaccia più uniforme, in modo che le cose funzionino in maniera più costante e coerente rispetto ai vari componenti che nativamente non sono così coerenti. E questo lo fa anche attraverso gli eventi sintetici che vi avevo raccontato, che vi avevo accennato. Quindi, per esempio, l'attributo value in un form definito in JSX contiene sempre il valore corrente del campo. Questo non è sempre vero in HTML normale, ma in JSX è stato uniformato e poi si preoccupa React di trasformarlo nella versione HTML corretta. Quindi quando un input type qualcosa ha un value, questo value contiene sempre il valore corrente, quindi quello che si visualizza a schermo, del campo. Il default value contiene il valore di default che è stato impostato quando il campo è stato creato. E questo si applica alle text area e anche ai select, quindi ai menu tendina. Per cui le option non sono selected, ma le option hanno select value e l'id del valore, invece di avere il campo selezionato. E per la gestire degli eventi che cambiano, quindi quando premo un tasto e ne premo un altro, quindi il cambiamento in quel senso, React fornisce un evento che si chiama onChange, che è un evento generico, general purpose in un certo senso, che gestisce tutto quello che cambia quando un campo cambia. Non importa quale sia il campo che cambia, l'importante è che possa cambiare in qualche modo. E quindi passando una funzione a questo onChange possiamo agganciarsi agli eventi di quel campo e ogni volta che questo valore cambia fare quello che abbiamo definito noi nella funzione, nella callback di onChange. Per esempio onChange viene chiamato ogni singola volta che viene inserito un nuovo carattere o cancellato un nuovo carattere nel campo di input del testo. Quindi se scrivo 4 caratteri verrà chiamato 4 volte onChange. E questo di nuovo funziona in maniera consistente con non solo gli input dove scrivo, ma anche radio, select, i checkbox, eccetera. Quindi quando il checkbox cambia, da selezionata passa a deselezionata o viceversa, viene chiamato, viene generato un evento di onChange che può essere intercettato dal codice e far fare a quello che vi serve a questo evento il risultato che voi definite nella funzione che definite voi in quella callback di onChange. E la callback di onChange e le callback varie sono event handler, come l'abbiamo chiamata in JavaScript, che ha in React un solo parametro che è l'oggetto che triggera, che genera l'evento. E poi questo evento, esattamente come in JavaScript normale, in manipolazione del DOM, ha un punto target che è la sorgente dell'evento, in maniera identica alla manipolazione del DOM. E poi alcuni eventi possono avere proprietà in più, aggiuntive specifiche, oltre a il target, che è l'evento che ha generato, l'elemento che ha generato l'evento. Questi eventi sintetici di alto livello, alla fine ovviamente includono, hanno un wrapping sull'evento del DOM vero e proprio, e quindi hanno alla fine gli stessi attributi degli elementi, e quindi si mappano su quelli che sono poi ovviamente gli elementi del DOM, perché il browser alla fine visualizza HTML, CSS e JavaScript, non visualizza JSX e non interpreta JSX. E questi sono una serie di eventi sintetici. Per esempio, per la categoria clipboard c'è un onCopy, onCut e onPaste. Quindi quell'evento viene chiamato tutte le volte che si fa copia, taglia o incolla di un qualcosa. Quindi viene generato quell'evento e in codice si può intercettare per gestirlo in qualche modo. Eventi un pochino più che useremo un po' più spesso, sicuramente l'onChange che si applica ai form, anche l'onInvalid che si applica più alla validazione dei form per dire cosa succede quando questo elemento non è valido. Quindi se io ho un campo email e non vado a mettere una mail, quindi il campo non è valido perché all'interno non c'è una mail. C'è un onSubmit
che anche che si può esplicitare o rendere implicito, e adesso vedremo come. E su focus c'è on focus e on blur, quindi quando l'elemento ha il focus o quando l'elemento lo perde. E c'è on key down, on key press e on key up, quindi quando premo il bottone della tastiera, un tasto, oppure quando il tasto è giù, oppure quando il tasto è su, quindi è stato rilasciato. E c'è un generico on load o un on error, quindi cosa capita quando carico la pagina, quindi simile a gli eventi di loading del DOM, o quando c'è un errore generico. E poi c'è l'on click, che è quello che abbiamo usato, che è un evento del mouse, ma gli eventi del mouse ce ne sono molti altri. Per esempio c'è on context menu, quindi quando apro il menu col tasto destro del mouse, e doppio click, quando faccio drag, quando termino di fare drag, quando faccio drop, suppongo, qui, quando premo il bottone del mouse verso il basso, quando il mouse, il cursore del mouse entra un certo elemento, quando esce da un certo elemento, quando si muove, quando il mouse è sopra un elemento, eccetera. Quindi ci sono tantissimi eventi che sono gestiti a un livello alto e poi vengono mappati agli eventi corrispondenti del DOM in varie categorie, tra cui anche eventi relativi al touch, quindi che su un computer normale non verrebbero intercettati o vengono mappati sugli eventi di click o di scroll, ma su uno smartphone o su un tablet invece verrebbero intercettati correttamente. Quindi qui ci sono una serie di eventi. Come definiamo gli event handler? Li definiamo come funzioni, tipicamente li definiamo come arrow function, come abbiamo fatto con l'on click, e si possono anche definire come function expression se, diciamo, il contenuto dell'operazione magari è un po' più lunga rispetto a una riga, come abbiamo fatto noi nell'on click, che capita raramente. E come abbiamo visto, perché è la stessa cosa che abbiamo fatto adesso con il VOTAP, quando vogliamo passare un event handler, passiamo il riferimento alla funzione, quindi senza le parentesi tonde, perché sennò vorrebbe dire eseguire quella funzione, cosa che invece noi non vogliamo fare. E se abbiamo bisogno di passare un parametro, possiamo farlo e si può usare un arrow function per farlo. Perché senza l'arrow function, ovviamente questo verrebbe eseguito in quel momento, valorizzato, e quindi non avremmo il risultato che volevamo con l'on click. Esattamente come abbiamo detto quando abbiamo parlato prima dell'on click, nell'esempio. Gli elementi del form hanno però una caratteristica che riguarda lo stato, che è il motivo per cui ne parliamo insieme allo stato, e che gli elementi di un form sono per default con uno stato. Cioè contengono un valore che è il loro valore proprio, che è ovvio in un certo senso se ci pensate, perché un campo di testo ha uno stato, che è il contenuto del campo di testo. Ha una checkbox, ha naturalmente uno stato, che è il fatto che la checkbox sia selezionata o meno, quello è lo stato. E i componenti React che gestiscono lo stato sono pensati, quindi per gestire anche questi elementi che internamente, quindi hanno per natura uno stato, e quindi le props e gli stati sono poi usati per renderizzare correttamente il componente nel DOM virtuale. Con una caratteristica che ogni elemento di uno stato, soprattutto in un certo contesto che è quello che useremo noi, ha bisogno di avere un esplicito on change. Perché? Perché dato che un elemento in un form contiene uno stato nativamente, selezionato o non selezionato, campo di input di testo con qualcosa inserito o con qualcosa non inserito e con che cosa inserito, ci serve dire a React cosa fare quando quel stato viene cambiato, quando qualcuno prova a cambiare quello stato. E quindi serve un non change che vada a dire se qualcuno preme un bottone o deseleziona un qualcosa, visualizza, aggiorna lo stato e quindi re-renderizza il cambiamento. Ma è possibile anche non inserirlo? Se non ci serve? Non change? O va comunque inserito per traccia?
Adesso proviamo a non inserirlo, dopo proviamo a non inserirlo e vediamo cosa succede, ma va inserito, essenzialmente. Perché senza non change non cambia lo stato, e senza cambiare lo stato non si rirenderizza il componente, quindi non si vede il cambiamento. Questo è soprattutto vero quando usiamo quelli che si chiamano controlled form component, quindi componenti del form controllati, che è il modo che useremo noi, che è quello preferito. Esistono poi i componenti di form non controllati, che vanno praticamente a manipolare direttamente l'HTML risultante, o quasi, che quindi sono un pochino più complicati da gestire e permettono però di fare anche cose un pochino più particolari al bisogno. E sono non controllati, perché non è controllato da React, non è controllato dallo stato. Andiamo direttamente a lavorare in un certo senso come se andassimo a manipolare il DOM direttamente per il form. Quindi noi lavoriamo con quelli che sono quelli preferiti, che sono quelli più standard per come React funziona, che sono quelli controllati, in cui il componente contiene nel suo stato il valore che va mostrato in ogni singolo elemento del form. Quindi ogni campo del form avrà un valore, questo valore sarà uno stato, e quindi se vogliamo cambiare quel valore e visualizzarlo, dobbiamo cambiare lo stato, perché sennò non si renderizza il componente a schermo correttamente. Quindi quello che cambia, quello che faremo, è che avremo uno stato, avremo un valore del form, e quando vorremmo cambiare quel valore del form avremo una onChange che cambierà, che chiamerà la setStato, che a sua volta aggiornerà lo stato e che a sua volta rirenderizzerà il componente con lo stato corretto. Quindi avremo in ogni input, in un valore controllato, sempre il value, che rappresenta il valore corrente, associato all'onChange che serve per cambiare il valore corrente e visualizzare il cambiamento. E qui c'è un esempio che fa vedere un form, quindi un componente form che si chiama iForm, che ha uno stato che è name, perché all'interno del form l'unico campo di testo che abbiamo è questo test, il cui valore è name. E quindi dobbiamo sempre associare value e un change, dove questo handle change è in realtà un semplicemente usa il nome che è stato inserito da tastiera all'interno del valore, che quindi quando noi scriviamo qualcosa va a cambiare il valore all'interno, altrimenti senza questo un change il valore sarebbe un qualcosa che non verrebbe visualizzato il cambiamento. Questo form poi ha anche un onSubmit, che è quello che è la funzione che ci dice cosa capita quando l'intero form viene sottomesso, viene chiuso, quindi vogliamo aggiungere una nuova risposta, vogliamo aggiungere un nuovo nome, aggiungiamo il nome, premiamo il bottone submit e viene chiamata la funzione handleSubmit, che quindi aggiungerà il nuovo nome a una tabella, un elenco e quant'altro, quindi fa l'operazione conclusiva di chiusura del form. Questo unsubmit qui si può omettere se c'è un bottone con type submit. Quindi in questo caso di questo esempio, dato che c'è questo type submit, l'onSubmit si potrebbe omettere. E va poi specificato ovviamente il nome della funzione. Ma questo lo vediamo meglio la settimana prossima. E vabbè, i form non controllati non importa. E, ecco, nell'evento unsubmit generato dall'elemento di form, come prima cosa bisogna sempre chiamare event.preventDefault, che evita la sottomissione del form di default. La sottomissione del form di default è una sottomissione a un indirizzo HTTP diverso e quindi nel nostro caso genererebbe un ricaricamento della pagina e quindi una ricostruzione dell'intera applicazione React da zero.
che è un qualcosa che noi non vogliamo, perché vogliamo gestire il form all'interno del componente. E come abbiamo visto, in maniera simile a come abbiamo visto per Express, per la validazione, anche nei form si possono validare i dati, in parte con controllando le variabili di stato nel momento di sottomissione, quindi se nome deve essere di 5 caratteri si può controllare che nome sia effettivamente di 5 caratteri, e sia utilizzando i validatori impliciti che sono dentro input, quindi se noi vogliamo un campo di testo, allora input deve supportare il testo, se noi vogliamo una password, input sarà di tipo password e così via, e sia volendo utilizzando validatori esterni, tipo questo validator indicato lì, che è molto simile al validatore che abbiamo utilizzato in Express come funzionamento, solo che questo agisce nel form. Ed è sempre buona norma validare le informazioni sia nel front-end che nel back-end, in modo da essere sicuri che le informazioni siano veramente stabili e coerenti. Un'alternativa ai, giusto per conoscenza, ai componenti del form controllati è usare una libreria che gestisca i form in maniera più avanzata, e per esempio una libreria abbastanza popolare è questo Formic, che è una libreria esterna, quindi va installata, va utilizzata e ha il suo modo di funzionamento, le sue logiche, ma per esempio include la validazione, quindi senza bisogno di installare cose aggiuntive, include la validazione al suo interno, tiene traccia di quali campi sono stati già compilati, quali non lo so, quali non lo sono, gestisce in maniera più automatica la sottomissione del form, e ha una gestione dello stato dedicata e a sua parte, a modo suo, permette di tenere le cose comunque organizzate, quindi costruire anche form più complessi, strutturarli in maniera diversa. È una libreria aggiuntiva che è più avanzata rispetto ai form controllati, semplifica alcune cose, ma bisogna saperla, come tutte le librerie, utilizzare e capire che cosa fa. Quindi questo è solo per conoscenza vostra, se volete o se avrete bisogno in futuro di costruire form più complicati, noi useremo i componenti controllati di form, quindi form, diciamo, standard per React. E queste slide chiudono con suggerimenti per gestire gli array nello stato, e sono collegati ovviamente ai form, perché è il form che va tipicamente a cambiare lo stato, tipo delle risposte, eccetera. E qui mostra il codice per casi specifici, tra cui, per esempio, il codice simile, il codice template, diciamo, di quello che abbiamo utilizzato noi per il VOTAP. Vedete, anche in questo caso dobbiamo aggiornare un item in un array di oggetti, perché in questo caso abbiamo un array di risposte che sono oggetti, e quindi c'è un map, c'è un if sull'id o comunque su un identificativo dell'oggetto, e poi c'è la costruzione di un nuovo oggetto oppure il ritornare l'oggetto già esistente per creare un nuovo stato. Quindi questo è quello che abbiamo fatto nel VOTAP, e la settimana prossima proveremo anche come si aggiungono degli item nello stato. Comunque qui ci sono queste porzioni di codice che potete anche utilizzare come riferimento in futuro, e c'è anche come si rimuovono elementi in uno stato, che in un array contenuto nello stato, in modo da preservare l'array da creare un nuovo array per il nuovo stato, e senza modificare l'array esistente che è contenuto nello stato, che sono sempre le due condizioni che ci servono. Ma queste le riguardiamo, le riprendiamo quando andiamo settimana prossima ad aggiungere e rimuovere elementi nello stato. L'aggiornamento l'abbiamo già invece fatto. Ok? Quindi proviamo ora a prendere il nostro esercizio e iniziare prima parte, perché la seconda parte la faremo settimana prossima, iniziare a inserire un form nella pagina per aggiungere una nuova risposta. Quindi l'obiettivo è aggiungere una nuova risposta allo stato.
Per ora iniziamo a inserire il form. Il form deve apparire sotto la tabella delle risposte e deve essere controllato. E per il momento definiamo i componenti senza gestire l'inserimento vero e proprio, che poi sarà un qualcosa che faremo settimana prossima invece. Quindi per farlo, utilizziamo i form. Non so cosa ho fatto. Per farlo, volevo aprire React Bootstrap. Vabbè. Continuiamo a usare React Bootstrap, che in maniera conveniente ci fornisce i form. Ci fornisce elementi per gestire i form in maniera controllata. Quindi, qui c'è un form che è costruito da gruppi di form, in questo caso la label e il suo input text, e poi c'è un input che si chiama form.control, che può avere diversi tipi, esattamente come i tipi in HTML, quindi può essere email, può essere text, può essere password, eccetera. E c'è un text, che in questo caso è questo testo qui sotto, e c'è un bottone di submit, e quant'altro. E poi i form possono essere disattivati e ci sono una serie di operazioni, inclusi i checkbox attive e disattivate di default e cose tipo il range, tipo slider, gruppi di input, etichette che si muovono, quindi che cliccando sul campo si spostano un pochino in alto rispetto al campo e così via. E c'è anche poi la gestione del layout all'interno del form nel caso in cui uno volesse costruire per esempio un form a griglia, quindi invece che tutti gli elementi uno sotto l'altro come default di fianco uno dall'altro, e utilizza sempre le stesse logiche che utilizza Bootstrap, quindi ci sono le righe, ci sono le colonne e così via. Le colonne possono essere di varia lunghezza e quant'altro. Però gli elementi base sono sempre relativi al fatto di avere un form che può avere un gruppo che contiene insieme degli elementi di un elemento, un insieme di elementi correlati logicamente tra di loro, poi i label che sono le etichette che compaiono nel form, il control che è il componente vero e proprio che andiamo a scrivere, il nome, il testo, la mail e quant'altro, e così via. Vedete, la password ha come control type password, la checkbox è di tipo check, è un form.check, non è un control, che è di tipo checkbox, e può essere anche radio box, eccetera. E poi i bottoni sono bottoni esattamente come prima. Quindi proviamo a costruire un form per l'aggiunta di una risposta. Quindi ci serve... Abbiamo detto che il form deve stare sotto la tabella, perché è specificato così, quindi andiamo a metterlo sotto la tabella. Quindi qui andiamo ad aggiungere un componente che possiamo chiamare form answer. Sì. Perché è sotto la tabella, non c'è un... Perché vorresti metterlo da una parte invece che dall'altra? Perché, non so, magari pulito in answers. Che ho answer table è subito sotto. No. Sì, non c'è una grande differenza. Potremmo anche metterlo in answers, non ci cambierebbe. La vera differenza è che se fosse qui, poi a un certo punto dovremmo passargli le stesse props che passiamo ad answer table, e se ci servisse la risposta, per esempio, per farci qualcosa o qualche elemento. Però possiamo metterlo qui, possiamo metterlo sopra, mettiamolo sopra, è uguale, non cambia. Deve stare sotto la tabella, quindi l'importante è che stia sotto la tabella. E tra l'altro qui non ci dà il problema che ci dava sotto, perché sotto erano due elementi radice, qui invece non l'abbiamo come elemento radice, ma per ora va bene qui o di lì, non cambia. Quindi questo form answer è un componente che non esiste, quindi andiamo a crearlo.
Quindi creiamo un nuovo file che chiamiamo formanswer.jsx e esportiamolo e vabbè, creiamo una funzione che chiamiamo formanswers e questa funzione avrà un return, così non ce lo dimentichiamo. E poi questa funzione possiamo esportarla, export default formanswer. Così possiamo importarlo di qua. Import from formanswer, from answer. Così questa, così in answer component al momento non dobbiamo fare più niente. Quindi l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo importato, e ora possiamo lavorare qui. Ok? Allora, partiamo dal form. Abbiamo detto che in Bootstrap il form si definisce come form. E mi piacerebbe che lo importasse anche, ma questo import form from React Bootstrap, perché vogliamo usare il form di React Bootstrap. E poi il form ha dei gruppi che contiene l'etichetta e il campo da in cui scrivere le cose. Quindi avremo un gruppo form.group che al suo interno conterrà form.label, quali sono le informazioni che dobbiamo chiedere per aggiungere una nuova risposta. Testo, poi auto, email, score e data, giusto? Questi quattro. Quindi testo, quindi l'etichetta è testo, e poi possiamo aggiungere un form.control di tipo testo, e basta, ci serve l'etichetta e il campo dove inserire il testo. A questo punto facciamo copia e incolla di questo, perché ci serve, abbiamo detto, la mail, e in questo caso il form, l'input sarà di tipo email. Poi ci serve un'altra coppia etichetta campo per la data, e in questo caso il tipo sarà date, perché esiste un tipo data. E infine ci serve, evitiamo lo score, tanto in teoria all'inizio quando inserisco una domanda lo score non dovrebbe esserci, non è che inserisco una domanda e mi do anche 100 di score, sembrerebbe un po' imbrogliare. Ok? E quindi cosa ci serve? Il bottone. Il bottone che avrà come variante primary e di tipo submit, perché è il bottone del form, e lo possiamo chiamare add, perché è il bottone per aggiungere una domanda. E volendo possiamo anche avere un bottone, che è buona cosa in un form, un altro bottone come variante danger, che potrebbe essere cancel, cioè annulla le modifiche. Così abbiamo sia l'operazione per proseguire aggiungendo cose, sia l'operazione per
annullare eventuali modifiche. Quindi io ho iniziato a inserire la domanda, la risposta però non voglio proseguire, e quindi premo cancel e ipoteticamente si pulisce slash chiude il form. Adesso no, però potrebbe fare queste cose. La data non si potrebbe prendere dalla data corrente? Beh, è una... sì, si potrebbe prendere dalla data corrente, però precompilare con la data corrente e metterlo come non visibile, oppure sì, inserirlo con la data corrente. Sì, si potrebbe omettere dal form e quindi inserirlo con la data corrente, quindi direttamente nella funzione che gestisce il submit, per esempio, quella è un'alternativa. Con la caratteristica che la data corrente è la data in cui il computer è in quel momento. Okay? Quindi se io metto il computer 10 giorni fa, la data diventa quella 10 giorni fa. Okay? No, non è un problema, però giusto per chiarire. E in genere è bene, anche quando si usa la data corrente, comunque almeno visualizzarla, perché poi è un'informazione che è importante per la domanda, no? Soprattutto se ci sono, immaginate il vostro laboratorio dove ci sono anche i filtri degli ultimi 30 giorni, eccetera, quindi è una buona idea almeno visualizzarla nel form, magari senza possibilità di modificarla, però visualizzarla in modo che uno sappia che la data con cui sta inserendo è quella, e se per qualche motivo è sbagliata, farà qualcosa sul computer per sistemarla. Ok? Ok, proviamo se questo form funziona. E direi che la risposta è no. Button is not defined. Ok. Perché non l'ha importato. Ok. Quindi mancava l'import di button. Quindi noi abbiamo il nostro form in questo momento, volendo potremmo aggiungerci qualche classe per allontanarli, magari campi tra di loro, per esempio potremmo mettere qui nel gruppo class name mb3, per esempio, quindi margin button 3 a ogni form group, così c'è un po' più di spazio nella nostra applicazione. E ecco, vedete per esempio il campo data, se voi lo aprite su un altro browser, questo è Chrome, ma se voi aprite questa stessa applicazione su Firefox, ottenete un setup diverso per le date. Questo perché l'HTML alla fine si comporta diversamente. Quindi qui è giorno, mese, anno, se noi lo aprissimo in un altro browser, prendiamo Safari che non è Firefox, ma non importa, vedete che la data, per esempio, è precompilata con la data corrente, di default, cosa che invece Chrome non fa, ed è precompilata con mese, giorno, anno. Invece Chrome mi prende giorno, mese, anno. Quindi stesso browser, stesso computer, stessa configurazione, due browser diversi, due comportamenti di visualizzazione diversi. Poi ovviamente quella è sempre una data, quindi si comporta in maniera corretta. Ok, se io qui scrivo, tutto funziona. Se io qui metto una mail, tutto funziona. Se io premo add, lui mi dice, attenzione, quella non è una mail. Perché mi dice, attenzione, non è una mail? Perché il type era di tipo mail, quindi quella non è una mail perché gli manca una chiocciola, è un qualcosa dopo la chiocciola, e perché questo add è di tipo submit, quindi quando il bottone è di tipo submit fa un controllo di validazione delle validazioni che ci sono. Proviamo ad aggiungere un altro paio di validazioni, per esempio il testo. Innanzitutto, quali di questi campi sono obbligatori? Tutti, nessuno, sotto insieme. Tutti. Quindi, innanzitutto dobbiamo mettere che tutti questi campi sono required uguale true. Quindi tutti questi campi sono obbligatori, quindi sia il testo, sia la mail, sia la data.
Poi, a meno che di non fare, come diceva lui prima, nella data, che la data la comunque gestiamo, la verifichiamo a parte, prendendo la data corrente, facendo delle verifiche, che la data inserita non sia nel futuro o eccetera. Quindi, o lasciata vuota e quindi viene presa quella corrente. Quindi, per esempio, non mettiamo lo required della data, così possiamo provare a fare qualche controllo in più sulla data. Mentre gli altri, ovviamente, sono obbligatori. E che altre validazioni possiamo mettere? Quanto potrebbe essere lungo minimamente il testo? Se il testo è un carattere, ci va bene? Come tipo di, come risposta? No. No. Almeno quanti potremmo mettere come lunghezza minima? Almeno due. Sì, no. Sono due caratteri. Quindi min length, 2. Quindi lunghezza minima, questo si applica a tutte cose di tipo text, 2. Eccetera, sì. Il fatto che alcune proprietà siano oggetti e altre stringhe dipende dalla proprietà. Sì. Allora, queste sono... questi sono mappati, così come class name, sono mappati sugli oggetti, ovviamente, HTML corrispondenti, no? Required in HTML non ha un true o un false, e min length non si scrive così, si scrive min meno length uguale 2. Ok, poi, cosa ci... Quindi qui, se noi andiamo a inserire un solo carattere e premiamo add, lui ci dice questo testo deve essere almeno due caratteri, se no non funziona. Cosa ci manca qui per rendere lo stat, il form controllato? Change. Prima dell'on change ci serve? Stato. Lo stato. Quindi ci serve uno stato per ogni elemento del form. Quindi const, il primo è text, set text, useState. Il secondo è email, set email, e il terzo è date, set date. Come inizializziamo questi stati? I primi due con una stringa vuota. E il terzo? Sì, dovremmo importare dei JS, eccetera. Per ora mettiamo una stringa vuota, visto che sono le 11:20. Tanto poi lo continuiamo prossima volta, questo esercizio. E, ok, per ora cosa cambia? Niente, perché quando scrivo qui qualcosa, comunque non succede niente, perché non abbiamo linkato lo stato con l'elemento. Se volessimo linkarlo, cosa dovremmo fare? Dovremmo scrivere value uguale, aperte graffe, il nome dello stato. Il nome dello stato per il testo è text. Cosa succede se abbiamo solo il value e non abbiamo l'on change? Quindi adesso abbiamo che il testo si inizializza con una stringa vuota. E abbiamo detto che il valore corrente del campo è la stringa vuota, e in effetti su text c'è la stringa vuota. Se io pigio dei tasti, sto scrivendo, cosa capita? Cosa capita? Sì, ma cosa sta capitando sullo schermo? Niente. Perché non capita niente? Perché non c'è l'on change, che non va a cambiare lo stato, che non rirenderizza il form. Quindi per vedere cosa premo devo necessariamente scrivere on change di cosa? Prendo l'evento, e a questo punto questo diventa set text di cosa? Di event.target. Value. Allora, facendo così, se io ricarico la pagina, questo sarà sempre vuoto, perché
li abbiamo inizializzato così, ma se scrivo a questo punto non solo questo viene visualizzato, ma questo viene visualizzato perché finisce nello stato text, e quindi quando premeremo submit avremo nello stato text quello che abbiamo inserito nel campo di testo, e quindi saremo pronti per gestirlo, per mandarlo al prossimo elemento, al prossimo componente, alla prossima pagina a cui serviranno queste informazioni. Ovviamente la stessa cosa, identica, la dobbiamo fare anche per email, dove qui ci sarà email, e qui rimane uguale, e per data, dove qui sarà data, e qui non sarà set text, ma sarà set date. E qui ovviamente non sarà set text, ma sarà set email. Quindi ogni input di un form avrà il suo valore e il suo onChange, che andrà a riempire il valore in modo che lo stato sia aggiornato. E poi avremo qui da qualche parte una const end of submit che farà qualcosa la prossima volta. Ok? Quindi, giovedì in laboratorio quello che farete sarà prendere l'applicazione fatta in HTML e CSS di un paio di settimane fa e trasformarla in componenti e stati e props React, quindi più o meno quello che abbiamo fatto finora. Quello che noi faremo martedì è andare avanti con questo, quindi completare il form, vedere come aggiungere qualcosa alla tabella e proseguire su quella strada per completare la modifica dello stato attraverso il form. Se avete domande, starò ancora qua un paio di minuti prima che arriva qualcun altro, se no ci vediamo martedì prossimo. Buona giornata.